Cari lettori della Difesa del Popolo, un cordiale saluto. Questa settimana l'agenda di tempo libero della Difesa vi offre numerosi appuntamenti per il tempo durante il vostro weekend, ma non solo. Cinema, teatro, musica, per dare una qualità al tempo che trascorrete fuori casa. Partiamo dall'associazione ex alunni dell'Antonianum che in Aula Morgagni, al Policlinico ospedaliero di Via Giustiniani, organizzano come di consueto, come tradizionale appuntamento annuale, il ciclo di conferenze che quest'anno ha scelto come tema la famiglia, anche alla luce del sinodo straordinario del 2014 voluto da Papa Francesco. Il primo appuntamento è con l'antropologo culturale Domenico Gaioni per lunedì 26 alle 21 in Aula Morgagni. Mentre tra gli altri ospiti illustri che le conferenze ospiteranno ci sono Stefano Zamagni che parlerà dell'impatto economico e sociale della famiglia oggi, ma anche Vittorino Andreoli che nell'ultimo appuntamento invece illustrerà i lati oscuri dei rapporti familiari. Per gli appassionati di storia e filosofia, l'appuntamento da non perdere è mercoledì 28 alle 18 con Stefano Spreafichi, padovano insegnante ed educatore di sostegno che per la prima volta si è cimentato in un'opera letteraria. Alla Libreria Gregoriana di Via Vandelli a Padova presenterà il suo primo libro, La paglia e il grano, intorno alla morte di Tommaso d'Aquino. Mentre per la giornata della memoria, che si celebrerà il 27 gennaio, sono numerosi i comuni, anche all'interno della nostra diocesi, che hanno stilato un calendario di appuntamenti. Da ricordare quello di Tiene, le porte della memoria, una rassegna completa che si rivolge ai ragazzi delle scuole medie e superiori con appuntamenti, incontri, testimonianze che stanno avvenendo in questi giorni e che adesso si rivolgono, entrando nel vivo, si rivolgeranno al pubblico. Come martedì 27 alle 20:30 l'auditorium Fonato di Tiene, quando ci sarà l'incontro con Walter Landmann, che a 15 anni si trovava ad Arsiero durante la Seconda Guerra Mondiale in confino libero. Un'altra iniziativa da sottolineare per la giornata della memoria è quella che si svolge in Altopiano, a Roana precisamente, dove domenica 25 alle 17 al Teatro Comunale di Canove è previsto un incontro con alcune vittime della Shoah che durante la Seconda Guerra Mondiale erano internate sull'Altopiano. Mentre il 27, nella sede della Proloco, si apre la mostra storica degli internati ebrei a Canove. Per gli amanti invece del cinema, l'appuntamento a cui non potete mancare è a Piove di Sacco, ogni venerdì sera fino ad aprile, con il Cineforum. L'Associazione Culturale Arte e Sogno ha stilato un calendario di film e di pellicole di alta qualità con un ospite ogni venerdì in sala alla fine del film che intratterrà il dibattito con il pubblico. Vi segnalo venerdì 30 la spia a Most Wanted Man, mentre il 6 febbraio il film sarà Amore, Cucina e Carrie. Per tutti gli altri appuntamenti vi invito a sfogliare le pagine della Difesa del Popolo in edizione cartacea o a consultare l'agenda di tempo libero nel nostro sito web. Arrivederci e alla prossima.